Marco De Rossi, fondatore di WeSchool, un convegno per parlare della scuola post-pandemia. La pandemia non è ancora terminata, ma quale scuola ci sta restituendo? La pandemia ha evidenziato che un cambiamento della scuola è assolutamente necessario e questo non riguarda, come spesso diciamo, le questioni operative, le mascherine, i banchi con e senza rotelle, ma la scuola ha una sua funzione più profonda, che è chiaramente la didattica. Quindi come ripensare una didattica che aiuti gli studentesse e gli studenti ad acquisire le competenze del nuovo millennio, anche a seguito di quello che c'è stato, che è stato prima di tutto una grande acquisizione di competenze digitali che ha fatto fare un salto avanti nella scuola di tantissimi anni. Se non ci fosse stata la pandemia non saremmo arrivati a questo livello di digitalizzazione all'interno delle scuole? Esatto, proprio di competenze digitali, partendo dalle cose più semplici, da come creare una casella mail, come portare le classi online. Oggi abbiamo parlato di quali sono le priorità su cui convergere per le lezioni di policy making che, ha evidenziato anche più volte il ministro, devono essere organiche, quindi non è la singola modifica, la singola riforma che fa la differenza. Cosa è emerso? Quali sono le priorità condivise tra parlamentari, presidente di commissione e ministro? Senz'altro la questione delle nuove competenze, superare la divisione tra materie, che ormai è datata, e ragionare su docenti che collaborano e lavorano insieme per sviluppare le competenze del nuovo millennio. Quindi l'approccio e lo spirito sempre più critico da parte degli studenti, il lavoro di gruppo, la comunicazione più efficace. Esiste ancora un conflitto tra insegnamento tradizionale e insegnamento post-pandemico a livello di digitalizzazione, di informatizzazione? Non credo che si tratti di prima e dopo la pandemia o di con e senza digitale. La grande frattura è sulle metodologie. Alla fine la scuola si fa per essere efficace, di didattica si parla. Ci sono alcuni docenti che non, diciamo, ritengono urgente un'innovazione rispetto al modello principalmente frontale e altri che invece lo ritengono. Questa è la vera frattura. Un altro tema è emerso molto oggi in modo molto forte, con anche per fortuna però delle promesse, delle date, delle scadenze, è la questione degli spazi e dell'edilizia scolastica in generale. Quindi entro fine novembre il ministro Bianchi si è impegnato a presentare un piano che porterà circa 5 miliardi di investimento su questo ambito. Spazi cosa vuol dire? Spazi per, come abbiamo detto poco fa, ripensare anche il rapporto tra le materie e le competenze. Quindi spazi in cui si collabora, si lavora insieme, docenti anche di materie diverse e, hanno detto molti relatori, anche studenti di diverse età. Il tema degli spazi non ha nulla a che fare con la pandemia, però in qualche modo l'ha fatto emergere. Chiaramente il tema degli spazi nasce da urgenze molto rilevanti, perché a volte non è che non abbiamo gli spazi per far lavorare gli studenti insieme, non abbiamo proprio gli spazi per avere le condizioni per lavorare in modo adeguato. Però ecco, uniamo le due cose. Se già risolviamo il problema dell'edilizia scolastica, ragioniamoci, siamo nel 2021, pensando a come cambierà la scuola nei prossimi 20 anni. Quindi certo non deve piovere dentro, certo ci vuole la carta igienica, ma nel ripensare tutto questo creiamo degli spazi che superino il modello solamente frontale che ci ha portato avanti finora.